Ciao ragazzi, per questo video un'introduzione un po' diversa. Avrei voluto portarvi un contenuto inerente all'acquaferma, quindi non più in fiume, ma a pesca magari in lago o in diga. Infatti in queste ultime settimane ho provato più volte a pescare i laghetti di campagna per le solite 5-6 ore, ma questo marzo pazzo con le temperature rigide e forte tramontana ha condizionato fortemente i pesci, soprattutto di questi piccoli ambienti che ancora non sono evidentemente attivi. Quindi ho deciso di tornare in fiume per regolare i conti con questo strano periodo e togliermi qualche soddisfazione. Bando alle ciance, ora vi mostro qualche piccola immagine comunque raccolta durante le pescate nel laghetto di campagna che vi dicevo, e poi andiamo insieme in fiume. Oggi al lago abbiamo anche le mascotte, la principessa e Lolita, l'ultima arrivata a casa. Piano. Vediamo se portano fortuna. Ragazzi, questo è lo spot. È un vecchio luogo che frequentavo in passato e che non ho il piacere di pescare da almeno un paio d'anni. È un tratto di fiume lungo circa 15 metri con una profondità superiore al metro, dove troviamo numerosi tronchi sommersi ed anche interessanti anfratti e buche proprio sotto la sponda. Pesco con due canne, con le solite palline self-made al tonno e cozza. Essenzialmente la canna di sinistra l'ho calata proprio sotto ai miei piedi, dove praticamente la sponda fa degli anfratti, delle rientranze, e davanti trovo un tronco sommerso, quindi pesco proprio tra la sponda e il tronco su un corridoio di 30-40 cm, mentre la canna di destra l'ho calata più al centro del fiume, sempre nei pressi di un albero sommerso. In entrambe le canne ho messo dei backlead, perché comunque pescando in maniera così ravvicinata voglio spaventare quanto meno possibile il pesce. Non ho pasturato se non con un piccolo sacchetto in PVA. Come vedete le condizioni non sono ancora favorevoli, c'è molto vento ed è anche freddo, quindi non voglio andare a sprecare e a caricare eccessivamente di pastura lo spot, ma voglio semplicemente andare a intercettare le carpe che si cibano, sperando appunto che intercettino il mio innesco. Dita incrociate e vediamo quello che succede. Ragazzi, la canna di sinistra posizionata tra gli anfratti della sponda e il tronco sommerso è partita. Una partenza decisa, la canna tutta inarcata, e ci è venuto a trovare questa fantastica carpotta a specchi, un pesce non troppo grande ma veramente magnifico, da una livrea a dir poco favolosa. È partita sempre sulla solita self-made da 20 mm al tonno e cozza, con sopra un piccolo chicco di mais finto, un pesce veramente fantastico del fiume. E niente, ora mi rimetto quanto prima possibile in pesca, sperando che qualche altra carpa decida di venirsi a trovare in questa ventosa e fredda giornata. Thank you.
bellissima. Ed ecco il regalo che ha deciso di farmi oggi il fiume. Solito innesco una pallina self-made con il chicco di mais e una pancia da paura. Veramente un bellissimo pesce. Pinne perfette, livrea perfetta. Che dire, super soddisfatto. Ed ecco il secondo pesce che ci è venuto a trovare in questa ventosa e fredda giornata. Un pesce clamoroso, dalla pancia spropositata, catturato sempre sul solito spot a cavallo tra l'albero e le grotte che forma il sottospond. Un pesce veramente perfetto, come potete ben vedere dalle immagini. Non mi aspettavo onestamente di catturare delle bellezze simili oggi, ma questo mi insegna che perseverare è sempre importante, anche nei momenti peggiori. Ora uno sguardo dall'altro lato, poi le scatto qualche foto ricordo e via. Riproviamo l'ultima ora, sperando che qualche altra sua sorellina ci venga a trovare. Anche se onestamente già sono super contento così. Queste sono le esche con cui sto affrontando la stagione del 2021. Sono boilers che si presentano dal colore rosso per via dell'alto quantitativo di Robin Red che contengono al loro interno, e sono comunque delle esche ad un elevato quantitativo di proteine e medio alto quantitativo di grassi. La loro base infatti è prevalentemente farine di origine animale, come farina di tonno, farina di krill e farina di salmone. Poi abbiamo anche un buon quantitativo di aminoacidi dovuti alla presenza di un alto dosaggio di betaina. Bene ragazzi, anche oggi il fiume ci ha premiato. È molto freddo, tira vento, le condizioni non sono decisamente facili, soprattutto da sopportare a livello fisico. Tuttavia, con una calata precisa vicino ad una legnaia, con un innesco, il solito innesco, composto da una pallina self-made al tonno e cozza e ad un chicco di mais, sono riuscito ad ingannare questa corpulenta carpa regina, un pesce molto in salute direi, un pesce veramente grasso che ha sicuramente apprezzato la nostra boiless e la nostra pastura. La bocca è veramente perfetta ed è un pesce che mi ripaga anche in questo caso di tanti sacrifici spesi nell'ultimo periodo anche a vuoto, ma a volte è giusto così. I propri obiettivi vanno guadagnati. E niente, ora le ridarò la libertà, prima le scatto un paio di foto, dopodiché smonto e me ne torno a casa. Grazie per avermi seguito anche in questa breve avventura e ci vediamo presto. Un saluto.